Eravamo rimasti appunto alla morte di Domiziano, appunto ammazzato perché insomma era troppo, aveva un comportamento troppo irregolare, troppo, come dire, terrificante. E quindi a questo punto i senatori riprendono in mano la situazione. Però vedete, non prendono in mano la situazione per restaurare la Repubblica, come forse avrebbero anche potuto fare. Invece no, si rendono conto che il dominio dei romani, la potenza romana è troppo vasta per non avere una guida unica e sicura, e allora che cosa fanno? Eleggono uno di loro come nuovo imperatore. E questa è stata una scelta veramente intelligente, perché viene scelto un anziano senatore di nome Nerva, il quale non è che regna granché, siamo intorno al 92-94, una cosa del genere, non regna a lungo, però fa una cosa importantissima praticamente, 96, siamo nel 96. Praticamente si sceglie come suo successore un grande generale, una persona affidabile, solida, sicura, preparata, e lo adotta come figlio. Abbiamo il periodo degli imperatori per adozione ed è il massimo del potere, della potenza dell'impero romano. È il secolo d'oro perché dura appunto tra il 96 e il 192, quasi un secolo. È forse uno dei periodi più sereni e tranquilli dell'intera umanità nella storia mondiale. Ricordate che l'impero in quel momento ha circa 60 milioni di abitanti, come l'Italia di oggi, e quindi governa veramente, è una massa di persone notevole, soprattutto per i mezzi dell'epoca. Non c'erano i mezzi a motore. Non c'erano le telecomunicazioni, era tutto molto più, diciamo, difficile. Eppure questo impero, come si può dire, in questo secolo, garantisce, diciamo, stabilità e tranquillità a milioni e milioni di persone. E quindi eccolo qua, abbiamo questo simbolo, diciamo così, ecco, simbolo degli imperatori per adozione. È il periodo, appunto, come vi dicevo, d'oro dell'impero. Aspetta che cancello questa. Mi sembra abbastanza chiaro come messaggio, ok? Periodo d'oro, e tutti gli imperatori per adozione si dedicano ad abbellire ulteriormente l'impero, a arricchirlo di lavori pubblici, quindi di opere pubbliche, chiedo scusa, quindi strade, ponti, le solite cose, insomma, biblioteche, tante biblioteche, edifici pubblici, terme, ci siamo dedicati le terme. Okay, appena possibile, magari vi farò vedere qualche breve documentario su Roma, sui monumenti di Roma. Se no, dovremo rimandare a settembre. Non so cosa dirvi, ragazzi, non è facile. E, comunque, cosa dicevo? Ah, sì, ecco, questi imperatori adottano il loro successore. Mentre c'era state prima, anche prima c'erano state delle adozioni nella dinastia Giulio-Claudia, si sì, adottano i successori, ok? Però sono comunque dei parenti. Parenti alla lontana, sono degli intrecci dinastici, ma sono parenti. Qua invece non c'è parentela. Sì, qualche cosina, magari si sposa la figlia o cosa del genere, ma non sono parenti stretti. Il concetto è che l'imperatore sceglie, cioè pensa bene, valuta le varie persone che ha a disposizione, ne sceglie uno come successore. A volte mi sembra anche più anziano del padre adottivo. Mi è successa una cosa del genere. Comunque, una persona è adulto, ovviamente. E in questo caso il primo imperatore per adozione è appunto Traiano. Traiano, con lui l'impero raggiunge il massimo della sua potenza. Era un romano, o meglio, sì, un romano di origine italica, che però da generazioni si era trasferita, questa famiglia si era trasferita in Spagna. Quindi appunto è un imperatore delle province, viene dalla provincia, dalla Spagna. Traiano è famosissimo appunto perché l'impero raggiunge il massimo della sua espansione. Ecco qua, queste sono le conquiste di Traiano. Avete riconosciuto la Grecia? Ditemi di sì. Creta, Cipro, l'Egitto. Praticamente lui sottomette gli arabi, Nabatea, i Nabatei, che hanno come città importantissima Petra in Giordania, vedremo più avanti, in Terza Media probabilmente sì. Poi conquista la Mesopotamia, conquista l'Armenia, vedete, arriva fino al Golfo Persico, l'impero romano al massimo della sua espansione, e conquista anche la Dacia in due campagne militari. La Dacia era importante
una serie di motivi. Allora, innanzitutto era ricchissima di oro e argento. Infatti, come vi ho già accennato, Traiano acquistò un enorme bottino. Ma poi era importante perché praticamente si infilava in mezzo tra i barbari. Quindi i romani si infilano in mezzo e separano due popolazioni barbariche che rimangono divise a nord e a sud, e impedisce loro di organizzarsi per rompere le scatole per invadere l'impero attraversando il fiume Danubio. Ok? Eh sì, non ve l'ho detto, i confini dell'impero praticamente coincidono col corso del Reno a nord e del Danubio a sud. Vediamo se ho una cartina dell'impero completo. Questa è quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Eccola qua, vedete? Le conquiste di Traiano sono in viola. Ecco, il fiume Reno è questo. Questo è il fiume Reno, non so se si capisce. E questo invece è il fiume Danubio. Questo è il Danubio. Allora, al di là del Reno e del Danubio, abbiamo questo piccolo territorio che serviva a evitare questo buco, sarebbe un buco pericoloso in cui si sarebbero infilati i barbari. E la Dacia, appunto, al di là del Danubio, proprio per tagliare in due i barbari. Capite? Quindi, ecco, di questa impresa è rimasta la famosissima colonna Traiana che si trova a Roma. È un monumento bellissimo, stupendo, con degli bassorilievi, è tutto bassorilievi, è a spirale, praticamente è come se fosse un papiro, un rotolo di papiro leggermente srotolato, non so se rendo l'idea. E si vedono appunto le figure. In cima c'è un santo, una volta c'era la statua di Traiano, ma capite col tempo. Ci si può entrare, ok? È bella larga, bella larga, però c'è una scala che porta a spirale che porta fino in cima. È un monumento stupendo, ok? Che ricorda appunto le conquiste di Traiano della Dacia. Una conquista importante a livello storico proprio perché Traiano vi inviò tantissimi coloni. E infatti questa Dacia oggi si chiama Romania. A parte questo territorio, diciamo questa parte che è abitata da ungheresi, i romeni di oggi parlano una lingua neolatina, okay, e sono imparentati con gli italiani fondamentalmente. Anche se il romeno, diciamo, ha avuto un forte influsso da parte delle lingue slave, e rimane comunque una lingua neolatina. Tantissimi nomi di persona in Romania richiamano l'antica Roma. Abbiamo Julius, Julio, credo, Traian, e cose, nomi di questo genere. Okay? Allora, Traian, chissà perché. A Traiano successe Adriano. Adriano, che fu appunto adottato da Traiano, ok? Sotto Adriano abbiamo una serie di diciamo, situazioni. Innanzitutto, anche lui lavori pubblici a nastro, ok? Ma in particolar modo biblioteche. Adriano era una persona molto colta, girò tutto l'impero più volte, non stava mai fermo, continuò a girare, a girare, a girare, a girare. È famosa la sua villa, la Villa Adriana a Tivoli, mi sono dimenticato di metterla. Mi sono dimenticato di metterla, una villa molto famosa anche lì, con diciamo organizzata in modo tale da ricordare le varie parti dell'impero. Okay? Ecco, però ci sono due avvenimenti, due cose importanti da ricordare sotto Traiano. La prima è la completa diaspora, la seconda ribellione degli ebrei. Okay? Si ribellano una seconda volta. Questa volta l'impero romano non tollera più queste persone e quindi si ha la diaspora completa, no, completa proprio no, però moltissimi ebrei si disperdono in giro per l'impero. Cioè, guarda un po', cioè, proprio quelli che li ha sconfitti, okay, loro si disperdono ed è importantissimo perché creano le comunità ebraiche che poi rimarranno lì per tutto il Medioevo, per un sacco di secoli, eccetera, fino alla persecuzione nazista di Hitler. Quindi, in un certo modo, questo evento della ribellione della diaspora degli ebrei sarà la causa poi delle persecuzioni degli ebrei nel XX secolo. Pensate un po'. E poi un'altra cosa interessante è il Vallo di Adriano. Il Vallo di Adriano è praticamente una serie di fortificazioni, o meglio, un muro alto 3 metri con delle cancellate, eccetera, eccetera, delle torri di guardia, degli accampamenti fortificati,
Si trova in Scozia e serviva per tenere lontani i barbari del nord, appunto i barbari della Scozia. Zio Pinguino, ho eliminato la cartina che invece ci sarebbe stata utile. Comunque è nel nord delle isole britanniche dove c'è la Scozia. Dai, sapete dove è la Scozia? Ditemi che sapete dove è la Scozia. Su. Tra Scozia e Inghilterra, ok? E, tra l'altro, vallo di Adriano, val, ok? In inglese wall, muro. Chiaro? Cioè, in inglese la parola muro viene proprio dal fatto che Adriano ha costruito il muro. Poi il suo successore, Antonino Pio, okay, estenderà ulteriormente, porterà il muro ancora più a nord. E, in questo periodo comunque fu abbandonata la Mesopotamia perché era considerata non difendibile e si preferisce, diciamo così, riorganizzare l'impero, un periodo proprio tranquillo. Dopo Antonino Pio, ok? E questo è il periodo in cui c'è la diffusione del cristianesimo. Questo è il periodo proprio in cui il cristianesimo prende sempre più piede, ma ovviamente merita una lezione a parte, diciamo così. Si parla di persecuzioni, appunto, ma perché il messaggio dei cristiani non era molto chiaro, c'era molta diffidenza. Traiano, ad esempio, aveva dato ordine e disposizione di lasciarli in pace, cioè se non avessero rotto le scatole, non avessero creato problemi, non c'era motivo di perseguitarli. Sappiamo, ad esempio, che uno scrittore, Plinio il Giovane, che tra l'altro è nipote, cioè nipote nel senso di zio, era nipote di Plinio il Vecchio, uno studioso che è morto per soccorrere le popolazioni colpite dall'eruzione del Vesuvio. Okay? Quindi lo zio Plinio il Vecchio muore mentre cerca di soccorrere queste popolazioni e di studiare, perché era uno scienziato, il fenomeno dell'eruzione. Il nipote Plinio il Giovane, che è governatore della Bitinia e scrittore anche lui. E niente, questo Plinio il Giovane manda delle lettere a Traiano, all'imperatore, chiedendo istruzioni su come comportarsi con i cristiani. E Traiano sappiamo che appunto disse: lasciali in pace, se non ti danno problemi, che te frega. Allora, Antonio, dunque, quindi Traiano, Adriano, Antonino Pio, di cui sappiamo tutto, ma praticamente non è successo nulla sotto il suo regno, e poi Marco Aurelio. Marco Aurelio è famoso e importante per una serie di motivi. Cominciamo dal fatto che ce l'avete sulla moneta da 50 centesimi. Questa statua, che si è salvata perché pensavano i nostri antenati che fosse la statua di Costantino, che era un imperatore cristiano, quindi cristiani con gli imperatori cristiani si comportati bene, con gli altri facevano anche, distruggevano le statue, insomma, questo è un periodo, è un altro periodo. Niente, fatto sta che la statua si è salvata, si trova ancora oggi in Campidoglio, o meglio una copia, perché l'originale è protetta in un museo. La trovate sulla moneta da 50 centesimi. Vi esorto di andare a cercare nelle tasche 50 centesimi, è lui, Marco Aurelio. Marco Aurelio è una persona estremamente colta, tant'è vero che viene definito l'imperatore filosofo, okay? E abbiamo infatti uno dei suoi scritti di filosofia in greco, perché lui ovviamente è una persona colta, parlava in greco, scriveva anche in greco, lui era latino, però scriveva in greco per le opere di filosofia, perché il greco è la lingua della filosofia. Molto colto, e nonostante fosse una persona colta, uno studioso, un filosofo, gli è toccato far la guerra, perché c'erano i Germani, in questo caso Marcomanni e Quadi, varie tribù, che rompevano le scatole e attraversavano il confine sul Reno. E invadevano di qua, lui andava, li bastonava, poi ne saltavano fuori altri, allora doveva andare là, bastonare quegli altri, era un continuo avanti e indietro. Comunque respinge le invasioni dei Marcomanni e dei Quadi. Lui odia fare queste cose perché è un filosofo, non gli piace andare in guerra, però gli tocca farlo per proteggere l'impero. Ma l'impero ce la fa senza troppi problemi a respingere questi Germani, ma c'è una grossa, grossa, grossa fregatura. Un'epidemia di peste. La peste falcidia, elimina tantissime persone, soprattutto militari, che erano entrati a contatto di questa peste a causa delle campagne militari, ed è un grosso problema, perché l'impero subirà una serie di peste, probabilmente la stessa che continuerà a gironzolare, altro che Covid. Ok, il Covid ha fatto praticamente niente rispetto ai danni che ha fatto la peste di quel periodo. Siamo intorno al 180 d.C., dopo Cristo, mi raccomando. Okay. E niente, ha fatto dei danni pazzeschi, spopolando intere regioni, eliminando un sacco di forza lavoro, contadini ad esempio, e quindi meno tasse, meno ricchezza e meno soldati.
Quindi è stato veramente devastante. Ma al momento l'impero era veramente forte, era veramente potente, quindi non ha avuto grossi problemi. Ha cominciato ad avere grossi problemi perché? Perché a un certo punto Marco Aurelio, il grande filosofo, tutto quello che volete, ha fatto un errore gigantesco. Anziché continuare con la storia degli imperatori per adozione, lui adotta, o meglio adotta, lascia il suo impero ai suoi figli. Geta e Commodo. Il problema è che Commodo elimina il fratello, regna da solo e Commodo è un imbecille, o meglio, un mezzo pazzo. Crede di essere chissà chi, si veste da Ercole, vedete con la pelle di leone e la clava, si diverte a combattere nel circo, nel Colosseo praticamente, negli spettacoli del circo, a combattere come gladiatore, ovviamente nessuno lo tocca perché figuriamoci. Su Commodo hanno fatto un film che si chiama Il Gladiatore. Allora, è una falsità storica, potete guardarlo, bello, vi piace, eccetera, eccetera, ma è una falsità storica. Già la scena iniziale col combattimento nel bosco, insomma, è poco credibile a livello storico. Fatto bene le uniformi, le corazze, i marchingegni, le macchine da guerra, tutto bellissimo. Ma raramente i romani difficilmente avrebbero combattuto in un bosco. Questa è la scena iniziale. Già da lì si vede, insomma, che a livello storico è poco attendibile. Infatti, anche la morte di Commodo non è come viene detta nel film. Commodo come muore praticamente? Esaspera il Senato, rompe le scatole, lui pensa di essere il dio in terra, rompe le scatole a tutti, si comporta malissimo, verrà strangolato a pagamento dal suo allenatore. Proprio l'allenatore, quello che lo allenava per fare i combattimenti gladiatori, viene pagato, okay, per eliminare Commodo. E lì si crea un piccolo problema, che sarà il cambio di dinastia, e vedremo quello che succederà. Ma in realtà dovremo fare una pausa perché dovremo parlare prima del cristianesimo. Ok? Bene, per ora è tutto.